Allora, passiamo all'ultima sessione di questa che è stata considerata una maratona. L'ultimo pezzo, l'ultima sessione dedicata all'università. La sessione dovrebbe essere stata coordinata da Giuliana Sì, Franceschini, certo. che è dovuta Sì, partire invece per poco. Alessandria. La sostituisco io, spero di esserne degno. Intanto invito Paolino, Renzi, Eberle, La Mura, Tomasi e La Volpe per cominciare quest'ultima lunga sessione. Allora, io lascio la sedia a voi e vi seguo dagli spalti, visto che siete in tanti. Ma dovrebbero fare dei cosi. Tommaso, ci dai i 5 minuti? Sì, quando vedete che fa così vuol dire che mancano 5 minuti. No, scherzo, vi avviso da qui. Guardate fisso a me. Un'altra regola, uno resta in piedi ovviamente quello che parla. Se avete 6 sedie per 7 persone. Il gioco della sedia. Benissimo. Cominciamo con Paolino, una relazione comunità di apprendimento, la riprogettazione dei corsi dell'istruzione dell'apprendimento su Moodle con Patrizia Ghislani. Prego. Buongiorno a tutti, sono Daniela Paolino, responsabile dell'ufficio progettazione della divisione didattica online dell'Università di Trento. E collaboro con la professoressa Ghislandi al corso di tecnologia dell'istruzione e apprendimento come e-tutor. Per la verità, questo intervento riprende un po' i contenuti che ha accennato la professoressa Ghislandi stamane, soprattutto nell'ottica di vedere come il corso è stato progettato partendo dal corso erogato nella piattaforma proprietaria dell'università negli anni precedenti. E come è stato ridisegnato sulla piattaforma Moodle.
L'intervento si articolerà in due parti, che cercherò di trattare con un avverbio utilizzato molto oggi, il più velocemente possibile, descrivendo come appunto l'impostazione metodologica del corso e poi appunto come è stato strutturato su Moodle. Gli obiettivi del corso, come è stato detto questa mattina, sono principalmente quelli di offrire agli studenti quelle che sono le basi per la progettazione e l'animazione di ambienti didattici di tipo multimediale e che sono basati su comunità di apprendimento. E soprattutto sperimentare in prima persona all'interno del corso, attraverso un progetto che gli studenti devono elaborare ogni settimana, quelle che sono appunto le strategie didattiche che bisogna adottare all'interno di una comunità di apprendimento, scontrandosi anche con quelle che possono essere le problematiche di progettazione, di creazione di contenuti e di comunità e le problematiche relative alla comunità virtuale. Come è articolato il corso? È un corso in modalità blended, ci sono 14 ore che vengono fatte in presenza, le prime 3 ore di presentazione del corso di familiarizzazione con la piattaforma, le successive 11 ore in laboratorio multimediale per il video editing, come avete visto alcuni esempi questa mattina, e poi le successive 18 ore completamente a distanza. Gli studenti devono lavorare in gruppo di massimo 5 elementi, ogni settimana devono ruotare, interpretando ciascuno un ruolo differente e elaborando appunto questi lavorati. È quindi un corso fortemente orientato alla comunità, nel quale condividere informazioni, la cooperazione in piccoli gruppi e il processo di costruzione della conoscenza diventano per il docente e per il tutor gli elementi cardine per valutare appunto l'apprendimento dei discenti. Come si è arrivati a riprogettare sostanzialmente il corso tradizionale blended sulla piattaforma che in Università di Trento adottavamo fino all'anno scorso e a ridisegnarla appunto su Moodle? Anzitutto, quali erano i requisiti della docente? Era necessario che appunto gli studenti potessero avere degli strumenti di lavoro collaborativo, che potessero progettare un sito web e discutere in maniera appunto collaborativa per la produzione del loro elaborato settimanale. Dovevano lavorare in gruppi separati, cioè non vedere reciprocamente che cosa stava accadendo nei rispettivi gruppi, fatta eccezione per appunto il ruolo dello spione che deve andare a curiosare quello che sta avvenendo negli altri gruppi. Era necessario per il docente far sì che il lavoro dell'utente, sia dal punto di vista dello studente sia dal punto di vista del tutor, fosse il più possibile facilitato e quindi anche qui riuscire a capire quali strumenti potevano venire incontro all'utente, che la consegna dei lavori fosse il più ordinata possibile, perché gli studenti non devono solo produrre il lavorato, ma c'è il ruolo di ricercatore che deve andare nel web alla ricerca di paper piuttosto che di URL interessanti relativi alla tematica affrontata durante la settimana. Bisogna riuscire a valutare l'apprendimento in itinere del gruppo, ma anche del singolo, organizzare in maniera più progettuale, più articolato possibile le scadenze che appunto gli studenti devono rispettare in maniera tassativa settimana dopo settimana e poi monitorare appunto l'attività dei gruppi e l'attività del singolo. Nel dettaglio, vediamo se riesco. Allora, qui mi collego al sistema utilizzato. Fino all'anno scorso. Ecco, come si presentava il sistema prima. Vi era un menu principale di navigazione alle varie risorse appunto del corso e poi la gestione dei singoli gruppi all'interno di mini siti. Gli studenti erano chiamati a iscriversi e a scegliere il gruppo al quale appartenere e poter appunto, dopodiché era compito del progettista del corso inserire ciascun gruppo all'interno del proprio mini sito. Questo rispetto a quello che oggi permette di fare Moodle era abbastanza complesso, nel senso che era necessario intervenire nella gestione dei gruppi via client. Moodle ha risolto
poco questo aspetto, perché non solo appunto abbiamo utilizzato l'attività scelta di Moodle per l'iscrizione ai gruppi, con la possibilità anche di monitorare e con le impostazioni date da questo tipo di attività, chi ancora si doveva iscrivere, chi appunto lo aveva già fatto e in quale contesto, ma facilmente appunto con una relativa modifica dal lato amministratore si riusciva facilmente appunto a gestire l'articolazione dei gruppi e sapere anche esattamente, si riesce appunto a sapere chi fa parte di quale gruppo. Dal punto di vista della gestione dei ruoli e soprattutto dello spione, in realtà invece le cose non sono cambiate molto, perché purtroppo la progettista anche in questo caso deve intervenire manualmente settimana dopo settimana e far saltare i gruppi di qua e di là. Insomma, questo non, ovviamente è futuribile, è sempre una proposta che si può andare a fare. E, per quanto riguarda invece la gestione delle attività all'interno dei gruppi, ecco, per noi è stato fondamentale la possibilità di gestire a livello di singola attività la risorsa di gruppi separati. E, questo perché appunto sia lato docente sia lato tutor è stato possibile appunto in una singola risorsa poter tramite menu a tendina definire quale gruppo appunto quale gruppo si può monitorare. Non solo, con la versione 1.7 di Moodle un altro aspetto per noi fondamentale è stato quello di poter intervenire sui ruoli degli utenti e quindi andare a modificare le policy di gestione degli, per esempio degli studenti. Questo perché l'impostazione del corso prevede appunto che il gruppo possa sperimentare che cosa vuol dire fare il docente, fare il moderatore, fare il redattore. Con il ruolo di studente non è possibile fare determinate attività all'interno della risorsa, per esempio forum o wiki, per cui siamo andati a forzare appunto alcuni permessi che sono tipici del docente sulla singola attività per il ruolo di studente. E questo per noi è stato per il corso appunto di Ghislandi, che è molto che va a puntualizzare molto questi aspetti, è stato fondamentale. Ecco, dal punto di vista sempre dei vantaggi che ci sono stati nell'avere appunto Moodle come sistema per questo corso, è stato appunto soprattutto il monitoraggio delle attività all'interno dei gruppi. Stamattina la professoressa Ghislandi diceva che questo corso prevede tante volte, ha un numero di messaggi notevole, vedete qua ci sono 1363 messaggi. La visualizzazione che avevamo era di questo tipo, flat, non c'era assolutamente la possibilità di andare a vedere, di avere una visualizzazione identificata e quindi di andare ad esplorare quanto una discussione poteva andare in profondità, e soprattutto non era possibile capire dal punto di vista soprattutto degli tutor che cosa avesse letto e che cosa non avesse ancora letto. Anche in questo caso, adesso si vede quanto sono inadempiente, e il Moodle, con la possibilità appunto di avere di monitorare quanti messaggi si sono letti e quanti no, aiuta molto l'attività. E, per spezzare la lancia in mio favore, non è che io non ho ancora letto 150 messaggi, che con la professoressa Ghislandi ci suddividiamo i gruppi di settimana in settimana, per cui a me questa settimana per esempio tocca il gruppo 3 e anche qui torno alla grande utilità di pratica appunto del famoso menu di gestione dei gruppi separati, e posso andare a vedere appunto quanti messaggi non ho letto, e non li ho letti perché l'attività è stata in questi giorni che ero qua. Che altro? Ecco, un altro aspetto che appunto è fondamentale per il corso era appunto l'ordinamento degli elaborati e delle consegne fatte settimana in settimana. In questo caso abbiamo utilizzato
il modello di database, utile anche perché permette di valutare il singolo item che il gruppo appunto carica nel sito. Anche in questo caso l'impostazione è quella di avere appunto dei gruppi separati. Lo stesso vale per quanto riguarda la creazione del famoso sito di gruppo. In questo caso abbiamo preferito, proprio per forzare l'idea di lavorare collaborativamente, abbiamo preferito utilizzare appunto il... Cosa sono entrata? Ecco, il wiki. E come strumento per produrre pagine HTML. E ovviamente non si ha lo stesso risultato che si può avere con un software che permette appunto la creazione di pagine HTML come può essere Dreamweaver, però quantomeno qui si può avere effettivamente un lavoro a più mani e a distanza e in progressione, perché questo sito gli studenti lo completano anche qui di settimana in settimana fino ad arrivare appunto al progetto finale, che tra l'altro dovrebbe proprio come dire, mutare a seconda di quello che appunto gli studenti apprendono. Ecco, una cosa che abbiamo rilevato con l'utilizzo così spinto del wiki è il fatto che il wiki per gruppi separati dà dei problemi, per cui vedete c'è il messaggio qui che dice appunto agli studenti vi abbiamo ricreato un sito per ciascun gruppo. Questo perché inizialmente avevamo creato appunto un wiki con la gestione dei gruppi separati, però ha creato notevoli problemi nella gestione. Un ultimo aspetto che volevo appunto sottolineare per quanto riguarda soprattutto il monitoraggio dell'attività del singolo è il fatto che rispetto al corso degli anni precedenti settimanalmente appunto agli studenti veniva chiesto prima di tutto di produrre di redigere quello che era il diario dell'attività del gruppo e poi a ciascuno studente invece di redigere il proprio diario di autovalutazione. Questo a nostro parere condizionava un po' la capacità anche di riflessione del singolo verso il proprio la propria progressione di apprendimento. Diversamente col diario personale stiamo proprio riscontrando che il rapporto uno a uno dello studente con il docente e con il tutor permette una maggiore riflessione e anche una maggiore evidenziazione di quelle che possono essere le criticità all'interno del gruppo e all'interno del corso stesso. Ecco, mi rendo conto di essere andata un po' velocemente, però i tempi sono quelli che sono. Grazie.